Sindaco, buongiorno. Cosa rappresenta questo Festival dell'Acqua in cui Genova è la prima tappa per la nostra città? Ma intanto rappresenta un momento di promozione autentico della città. Io sono stata molto contenta che Federutility abbia deciso di optare per Genova. Naturalmente le città tra di loro erano molto in competizione, sarebbe stato possibile anche che si partisse con un'altra città. Sono contenta invece di questo, ringrazio anche il mio sponsor che ha molto probabilmente avuto un ruolo importante, ma è di nuovo un modo per dire che Genova è una città dove una presenza culturale e una partecipazione forte ai grandi temi di questo millennio caratterizza proprio l'humus e quindi è un modo per dire qual è oggi si chiama brand, no? Cioè, qual è il messaggio forte che la città di sé vuole lanciare. Noi siamo una città che ospita con capacità e piacere tutti coloro che abbiano da discutere, da formarsi, da informare e che lo facciano nei modi più diversi, dallo spettacolo al dibattito più serio e importante di questo mondo, perché questa è la gamma intera su cui Genova può mettere a disposizione le sue piazze, i suoi edifici, la sua cultura, le sue professionalità. Il tema dei diritti si può fare evolvere in tante direzioni, parlando di acqua, parlandone in modo non ideologico ma forte, riconoscendolo come un bene comune su cui c'è ancora molto da lavorare, come una delle grandi sfide del terzo millennio, e mettendosi lì tutti insieme a ragionare e a fare nuova democrazia. L'oro blu mi ha dato lo spunto per fare una battuta che però nessuno vuol pagare, cioè tutti dicono che è preziosa. Poi viene la convinzione che l'acqua venga dal cielo, in realtà l'acqua non viene dal cielo. E quando viene dal cielo viene in modo piuttosto ingiusto e non equanime. Anzi, cioè, che su questo no, c'è un'aneddota che poi si dice, come quando uno vuole, come dire, parlare dell'ingiustizia della sorte e delle ingiustizie o le fortune che patiscono gli uomini assumono proprio l'acqua, si dice piove sul bagnato, perché noi pensiamo che l'acqua sia un bene prezioso, qualcuno ha parlato di sacralità e noi affronteremo sia dal punto di vista filosofico che religioso questo aspetto dell'acqua, ma qualcuno ha detto che Dio, il buon Dio, è vero che ci ha dato l'acqua, ma non ci ha dato i tubi, le pompe, i rubinetti, quello spetta a noi, spetta alla nostra tecnica, alla nostra sensibilità, alla visione politica che abbiamo delle cose e alla capacità economica e industriale di farlo. Quindi vogliamo, il filo conduttore è abbinare questo, il valore dell'acqua sotto tutti i punti di vista, è un festival poliedrico, dal punto di vista economico, legale, filosofico, anche di intrattenimento e però la creazione di una grande industria dell'acqua. Non mi importa se sia pubblico o sia privato, il problema è che porti l'acqua, che la porti, che la depuri, che la recuperi, che non la sprechi. Questo è il grande disegno industriale che noi vogliamo rappresentare. Per fortuna sarà una settimana molto intensa, che darà la possibilità a Genova di mostrarsi in molti dei suoi aspetti e quindi avremo sia gli aspetti più tecnici, quindi con la discussione che Federutility fa sui suoi temi, sia degli aspetti più di natura culturale, discussione su quello che vuol dire l'acqua nella nostra cultura e anche nelle altre culture del mondo. Un tema fondamentale. Noi siamo convinti che Genova, città dei diritti, possa autorevolmente ospitare una manifestazione che ha nel pluralismo delle posizioni e nell'approfondimento uno dei suoi cuori fondamentali. Credo che sarà anche questo utile per poter liberare il dibattito su un tema fondamentale come quello della gestione del servizio idrico dai vincoli ideologici di tutti i tipi e riposizionare in maniera adeguata quello che è il ruolo pubblico che soprattutto i comuni e le città nella storia hanno sempre avuto in questo settore e che devono continuare ad avere. Nello stesso tempo, parlando anche un po' più dal mio punto di vista di assessore ai litorali e quindi all'acqua del mare, non soltanto dell'acqua dolce, abbiamo approfittato di questa settimana sia per ragionare ulteriormente anche in questo caso di politica e quindi di come anche il mare può essere fruito in maniera pubblica. Noi siamo alla vigilia dell'approvazione di un importante provvedimento che è quello dell'atto di pianificazione urbanistica della gestione del litorale che ne ha al suo cuore nella riconquista di spazi pubblici di fruizione del mare.
ma lo vogliamo fare insieme anche a un comparto produttivo che non è soltanto quello degli stabilimenti balneari, ma di tutti coloro che operano sul mare, che contribuiscono comunque a mantenere questa risorsa. Molto spesso l'opinione pubblica ignora che il servizio idrico integrato, acquedotto, fognature e depurazione, in Italia è molto arretrato rispetto al resto dell'Europa, del G7 e del G8. Circa il 30% della popolazione italiana non ha l'acqua tutto il giorno o non ce l'ha tutti i giorni, parlo di acqua potabile. Il 60% della popolazione italiana non gode né del servizio di fognatura né di quello di depurazione. Ci sono 800 procedimenti dell'Unione Europea contro varie realtà italiane per inadempienza sul servizio di depurazione. Gli studi fatti dalla Federazione, Federutility, ma anche da altri soggetti, parlano di un minimo di 40, un massimo di 100 miliardi di euro per gli investimenti per arrivare a pari delle altre nazioni. La domanda è: vogliamo lasciare la situazione così com'è, gente senza acqua, senza fogne, senza depurazione, o vogliamo trovare dei soldi per migliorare il servizio? Credo che la risposta sia fatale, bisogna trovare i soldi. Ecco, a questo punto, in qualche modo i soldi bisogna trovarli. O aumentiamo le tariffe, o facciamo ricorso alla fiscalità globale, ma manovrette, manovroni o manovrine che sono in corso hanno chiuso anche questo tipo di aspetto, oppure dobbiamo trovare i soldi sul mercato. Toccherà ai gestori e ai proprietari dei gestori, che sono i comuni, dare le giuste soluzioni e le giuste indicazioni. Beh, naturalmente c'è tutto un settore del festival, cioè quello che non si lega ai dibattiti o alle firme di trattati o alla strategia del futuro, c'è tutto un settore che invece è dedicato alla città. Il momento di punta è la grande sfilata che giovedì alle ore 20, partendo dalle piazze vicine a De Ferrari e da Garibaldi, alla fine arriva a De Ferrari. Questi carri rappresentano acqua, luce, fuoco, vento, si installano nella fase definitiva a De Ferrari, ognuno ha una performance e alla fine c'è la lotta tra l'acqua e il fuoco, vinta ovviamente dall'acqua. Quindi ci sono almeno due o tre momenti di coinvolgimento di alcuni settori della città, nel caso di De Ferrari, nel cuore della città. In realtà è un grande sforzo che inizia appunto da Genova, che parte, che attraversa tutta l'Italia, è un grande sforzo delle aziende che gestiscono il settore idrico in Italia, che gestiscono l'acqua per i vari milioni di cittadini italiani, e che attraverserà da Reggio Emilia fino ad arrivare a Bari in 12-13 tappe in giro per le città italiane, parlando di acqua, di sostenibilità ambientale, di risparmio idrico, di valorizzazione dell'acqua, di quello che serve in termini di soldi, di progettazione, di attenzione, di cambiamento dei comportamenti dei cittadini, per insegnare sostanzialmente a dare un valore a questa risorsa che a parole spesso viene data, ma che nei fatti meriterebbe più attenzione.